Buonasera, come vi avevo promesso, questa sera faremo un primo piatto, lo faremo un pochino particolare. Useremo del riso venere, riso nero, che generalmente viene utilizzato per fare dei piatti freddi. Questa sera lo faremo caldo, si presta molto bene anche caldo, è molto profumato e saporito. Faremo un piatto profumatissimo. Utilizzeremo il carapace di ieri dei gamberoni, dei gamberi siciliani, per fare una bisque e poi ci andremo a mettere del salmone affumicato e un fungo porcino. Adesso è periodo, fungo porcino. E un po' di scorzetta di limone per dargli una nota agrumata molto fresca. Quindi il riso nero, eccolo qua, 100 g di riso. Poi abbiamo già precotto a una cottura molto lunga, 35-40 minuti. Allora, il riso nero è molto profumato ed è un riso integrale, tra l'altro ricco di proteine, quindi oltre a essere molto buono è anche un buon alimento. Quindi adesso procediamo col preparare la bisque. Nel frattempo che la bisque si tira un pochino, prepareremo la nostra base per il nostro risotto. Mettiamo un pochino d'olio extravergine, ci regoliamo in base a quanta bisque dovremo preparare, quindi poche cose, un spicchiettino di aglio, appena un pezzettino d'aglio perché non è molto quello che andremo a preparare. Ciao Raiza! Quindi ecco, un pezzettino d'aglio, un pochino di cipolletta, appena appena, se vi piace appena appena un pochino di peperoncino, proprio ci mettiamo un filettino di acciuga proprio per darvi un pochino di profumo. Facciamo soffriggere, già sto soffriggendo. Ok. Una volta dorato e soffritto, aggiungiamo il carapace, la testa e il carapace dei nostri gamberi che abbiamo tolto dall'altro piatto. Eccoli qua. Facciamo rosolare per benino. Finiamo con un pochino di vino bianco. E poi metteremo dell'acqua e faremo profumare un po'. Metteremo un pochino di sale. Prendiamo un pochino di sale anche. Un po' di vino bianco. Ciao Davide, ciao Sergio. E facciamo sfumare. Grazie, stai bene Sergio. Adesso andiamo a preparare la nostra base per il risotto.
pochettino di olio. Poi ci mettiamo un pezzettino di aglio. Il pesce la base è fritta, eh? Abbiamo anche i funghi, quindi. E appena poco poco di cipolla, così col salmone ci sta bene. Veramente le quantità in base anche alla quantità di quello che stiamo cucinando. In questo caso stiamo facendo un paio di porzioni, per cui 100 grammi di riso va bene così. Facciamo soffriggere. Ecco qua il nostro funghetto. Bella, eh? Adesso lo tagliamo e andiamo a mettere la nostra padella. Una volta che ha soffritto, ecco qua, ecco. Ho sfumato il vino, ma finito di sfumare, metteremo un pochino d'acqua. Ciao Michael, bene, tutto bene, grazie. Ecco qua, ci siamo quasi. Possiamo mettere il nostro funghetto. Allora, il riso venere ha una cottura molto lunga, quindi l'abbiamo precotto prima, per una ventina di minuti, perché poi andrà a terminare la cottura insieme al condimento. Mettiamo un pochino di sale, poco poco. Ricordiamoci che il salmone è saporito. Allora, finiamo per essere un po' più. Ecco qua. Ci siamo, mettiamo un pochino d'acqua nella bisca. Un pochino di sale. Ciao Andy, buona serata a te. Ecco, abbiamo messo anche un po' di sale e facciamo andare un po'. Ecco qua i nostri funghi. È un piattino bello profumato. Poi abbiamo bisogno anche del limone, della nostra lattughetta e ci metteremo anche un pochino di scorza di limone. Faremo un piatto molto profumato. Qui abbiamo un po' di prezzemolo, andiamo a preparare. Vediamo che tira un pochino, se volete farmi qualche domanda vi risponderò molto volentieri. Quindi abbiamo messo il fungo, abbiamo preparato qui il fiamme. 30 grammi di salmone, ma 30-40 grammi di salmone vanno benissimo, perché il salmone fungiato ha un sapore molto forte, quindi non dobbiamo andare a coprire il sapore dei funghi, ma andremo ad esaltare. Eccola qua, la nostra bisca è quasi pronta. Questa se la preparate prima, la fate fare piano piano, è meglio. Ciao Antares, ben trovata. Però potete farlo anche senza utilizzare la bisca, soltanto cuocendo il riso in acqua, va benissimo.
Grazie, buonasera anche a te. Ci siamo, eh? Prendiamo il nostro viso. Mettiamo il salmone, facciamo un pochino di pisco, eccola qua, andiamo a bagnare riso. Eccoci qua. Sergio. Ecco qua. Facciamo insaporire il nostro risotto con il salmone, i funghi porcini, per dare una nota di fresco. Metteremo la scorza del limone. Vi posso assicurare che è un tripudio di profumi. È un piatto importante. Questo piatto è quasi pronto, deve solo tirare un pochino. Il riso era già precotto. Andiamo a insaporire per benino il nostro risotto. Ecco qua, 2 minuti e il nostro riso è pronto. Quindi ricapitoliamo, abbiamo messo 100 g di riso venere nero, lo abbiamo fatto cuocere per 20 minuti e lo abbiamo messo da parte. Poi abbiamo preparato una bisque, ma la bisque la potete anche omettere se non avete a disposizione il pesce, quindi va bene così. Anche già il salmone e i funghi sono due ingredienti molto profumati e molto forti. Quindi abbiamo utilizzato un fungo porcino e del salmone affumicato. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto soffriggere leggermente uno spicchio d'aglio e un pochino di cipolla. E ci abbiamo messo il nostro fungo, l'abbiamo saltato, un pochino di sale. Una volta saltato il fungo porcino abbiamo aggiunto il riso, il salmone affumicato, un po' di prezzemolo e la scorza grattugiata del limone. A questo punto abbiamo aggiunto un pochino di bisque e ne abbiamo fatto insaporire. Come dicevo prima, se non avete la bisque, un pochino di brodo vegetale va benissimo. Tanto il salmone e il fungo porcino già la fanno da padrone. Ok? Ci siamo quasi, eh? Come dicevo prima, potete farlo anche a crudo questo piatto. Adesso io l'ho fatto caldo, però volendo, una volta che avete lessato il riso, potete mettere a crudo, fare un carpaccio con i funghi e il salmone affumicato e avrete un altro buonissimo piatto. Però adesso andiamo incontro all'autunno, era per farvi gustare anche con il riso nero un piatto caldo.
come dicevo prima, il riso nero è un riso integrale, quindi è molto buono, ha un buon profumo e un buon sapore. Eccolo. E siamo pronti. Bene, ci siamo. Prendiamo un bel piatto. Eccolo qua. Prendiamo il piatto. E possiamo impiattare. Aggiungiamo un pochino di prezzemolo. Ecco qua. Il nostro piatto è pronto. Bene, per questa sera abbiamo fatto, abbiamo visto come preparare il riso nero a caldo invece che freddo, e ci vediamo alla prossima ricetta. Un bacio, un abbraccio e buona serata a tutti. Ciao, buona serata a tutti.